Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers Players. Oggi siamo su sul 11 cose che non sai sulla pizza. Episodio 12. 12. Episodio 12. Comunque 11 cose che non sai sulla pizza. Cioè ragazzi, noi italiani non potevamo non fare queste curiosità? No. Io sono diventato intollerante al glutine. A parte che ci piace di più il su pizza. Però il clickbait ci sta sempre bene. Va, vieni. Oh, salve a tutti. Aspetta un secondo che... Quando è nata? Attenzione, scopriamo anche la data di nascita della pizza. Io non la so. Pizza moderna, posso come leggere? La conosciamo oggi, è nata a Napoli. Ne parla anche Alexander Dumas, nome napoletano. Alexander Dumas. Chiaramente napoletano. Padre nel suo curriculum. Cazzo dire nel suo curriculum? Cos'è il curriculum? Nell'89 Raffaele Esposito e sua moglie Rosa Brandi, titolare di una pizzeria in via Sant'Anna di Palazzo, per fare omaggio alla regina Margherita. Meglio è Umberto perché... Oddio, vuoi vedere? Moglie, la Margherita è per la... Guarda, sì, quello. No, questa cosa la sapevo. Re Umberto I preparando una pizza tricolore a base di pomodoro, basilico e mozzarella, la più classica. Era ufficialmente nata la Margherita. Nel 1889 è nata la pizza. Minchia. Adesso sappiamo quando è nata la pizza. E tanto mi dimentico fra 10 minuti. Fra mi pizzica la pizza e Google. Cazzo fra, mi... fra no. Ho sentito tipo un ago sulla lingua, fra. La pizza e Google. A metà degli anni 90, prima di creare Google, Sergey Brin mise in piedi un servizio che permetteva di ordinare la pizza via internet sfruttando il fax dei ristoranti. Fu un grande fallimento. Come fu un fallimento? Che, come ha raccontato lui stesso, gli insegnò che le persone non sempre rispettano le decisioni prese. Ma se avesse funzionato, forse oggi non avremmo Google. Ma in che senso? Non ho capito. Che lui ha inventato sta cosa di ordinare tramite fax la pizza nei ristoranti, però è fallita. Ah, tipo Just Eat, per farti capire. Invece sì, che ordinare su internet, sì. Perché lì a quei tempi, negli anni 90, non c'era, tu pensa. 90? Negli anni 90 non c'erano Just Eat. Basta questi 90! Andiamo avanti. Se mi avete capito, scrivete sì. La stampante 3D per fare la pizza. La Anjan Contractor di Austin, Texas, ha ricevuto $125,000 dalla NASA per sviluppare il prototipo di una stampante 3D in grado di stampare una pizza, miscelando alcuni alimenti in polvere e l'acqua. Se funzionerà, verrà data in dotazione agli astronauti impegnati nelle lunghe missioni spaziali. Che figata, però. Porca sì. Però che cazzo ti mangi il silicone? Praticamente. No, è come se fosse le robe tipo in polvere. Non lo so. Andiamo avanti, non facciamoci queste domande. La pizza perché più cara. La pizza più cara, attenzione. No, questo è Bitcoin. Lo so, ma quanto è bella avercela, che in realtà non esistono le monete Bitcoin. Ordinare una pizza e pagare con i Bitcoin lo ha fatto nel 2009 un programmatore, Laszlo Anyeks, che ha pagato per due pizze a domicilio 10.000 Bitcoin, che oggi equivalgono a più di 126 milioni di euro. Cioè raga, c'è chi investe in Bitcoin, che se ne piglia uno a 50.000 euro poi fra 4 anni. Sì, ma possono anche scendere i prezzi. Esatto, è quello il rischio. Ma esatto. Il problema è che... cioè, puoi ordinarti la pizza con il Bitcoin? Cioè, era così infame chimica. Questo ve lo dico io, era infame chimica. La pizza degli americani. Sbaglia chi crede che gli americani abbiano scoperto la pizza molti anni dopo noi italiani. Anzi. Madonna, il catarro, il muco, tutto c'è sto. No, fammi soffrire perché ho sentito la bollina. Anzi, forse alcuni l'hanno conosciuta persino prima. La prima pizzeria di New York ha infatti aperto i battenti nel 905. Minchia. da un'idea dell'emigrante Gennaro Lombardi. Erano passati solo 15 anni dall'invenzione della Margherita. Minchia, solo. E il successo fu quasi immediato. Oggi la pizza più popolare negli USA è la pizza pepperoni. Pepperoni al salame piccante. Sì, che in effetti loro chiamano pepperoni il salame piccante. Cioè, quanto sei sicuro? Io pensavo no. Pepperoni chiamano il salame piccante, cioè, sono degli idioti. La pizza gelata. Fino a pochi anni fa in pizzeria. La pizza gelata. Taglio tutto, vai. La pizza gelata. Fino a un paio di anni fa la pizzeria Airport Pizza della città di Nome. Ah, no, aspetta, in Alaska. No, si chiama Nome. Nome? Infatti non capivo qual è il nome. In Alaska. Spediva le pizze con l'aereo ai villaggi vicini, sprovvisti di pizzeria. Per ottimizzare i viaggi erano necessarie almeno 30 ordinazioni a $10 l'uno. Oh madonna. Cioè, oh ragazzi, pizza! Ma la voglio anch'io. Arriva fredda congelata, però la ma solo per farlo fare. Pizza Hut.
La prima pizza via web nel 94, una pizzeria della catena Pizza Hut a Santa Cruz in California, tutto là è nato, aprì un sito web dove era possibile ordinare la pizza online, creando di fatto il primo esempio di e-commerce al mondo. Che figata, nel 94 è stata spedita la prima pizza via internet, grazie a internet. Internet è una cosa brutta. I più veloci. Ma che titolo è? A giugno 2014 a Las Vegas si è tenuta la gara dei pizzaioli più veloci. Ha vinto l'inglese Paul Grewal, che è stato in grado di... Mi hai eccitato con questa pronuncia, giusto? Che è stato in grado di impastare e infornare 3 pizze in 32 secondi e 28 centesimi. Centesimi. Che cazzo è? Centesimi, non so da scrivere. Ah, dici? Eh sì. Ma io pensavo qualcosa prima dei centesimi, cioè dei genitori. Che cos'è l'effetto pizza? Ah, forse quella voglia che c'hai di pizza. Minchia, io ce l'ho col sushi, poi. Esatto. Mi spiace. In sociologia si parla di effetto pizza quando un fenomeno locale ha successo prima all'estero che nel paese d'origine, dove torna da protagonista in un secondo momento. Il primo a parlarne fu nel 1970 l'antropologo Agenanda Barati. Dai, era un attimo di stato, avevo sentito ho detto, oh. Per spiegare come... Non voglio niente. Spiegare come la popolarità dello yoga e delle discipline orientali in occidente avesse un contributo a farle conoscere anche in patria. Secondo lui anche la pizza aveva vissuto lo stesso destino, diventando famosa prima negli USA e poi in Italia. Ma sarebbe inventata noi. Avanti. Oh, la pizza light. Pizza light. A pizza app. È un nuovo WhatsApp. Rigore. Basta, fra minchia. Sono 7 episodi che stai guardando la partita. Aspetta un secondo, però ti prego. No, dai, come ti vuole? Sono più o meno figli di p***a, fiori di me. Sì! No. Ma porco di... Perché non c'è Donnarumma, figlio di puttana. Quelle ragazze che mi piacciono a me mi piacciono biondi. A Pizza Up, simposio tecnico della sua pizza che si è tenuto nel 2013 a Padova, sono state presentate varie ricette supportate da ricerche universitarie per togliere alla pizza il 30% di calorie senza modificarne il sapore. Bella lì. Il segreto sarebbe nella farina, non più di grano ma di cereali e legumi, più equilibrati e salutari dal punto di vista nutrizionale. Ovviamente. Ma i fan della vera pizza napoletana non ci stanno. E beh, magari quell'idea lì può essere utilizzata per... Ah, è finito? Sì. Può essere utilizzata per magari quelli che vanno in palestra o quelli che sono in dieta. Sì, quello sì. Quindi è veramente utile questa cosa. Beh, però penso che magari surgelate le trovi le pizze un po' più strane. Tipo io c'ho la pizza senza glutine. No, ma non è che è strana, cioè nel senso è fatta apposta per essere meno calorica. E quindi sì, no, esatto, tipo la mia è molto meno... Cioè la mia in realtà ti dà... È più leggera, nel senso che non ti intoppa perché sei intollerante al glutine. Ci dico. Esatto. Però ti nutre di più, ha più cose nutritive perché... Beh, certo. Non... insomma... Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sulla pizza, 12esimo episodio di curiosità. Potete di lasciare un mi piace, di commentare, di condividere più non posso, di iscrivervi al canale. Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Di passare sulla playlist curiosità completa. Esatto. E vi ricordo che il 10° episodio di curiosità è uno speciale funny moments, quindi tutti i migliori momenti dall'episodio 1 all'episodio 9. E alla prossima.